Tentato omicidio dell'empedoclino libertino Vasile Cozzo, una faccenda tutta familiare tra cognati consumata nell'aprile 2013 nell'area portuale. Ieri il dibattimento del processo a carico di Giovanni Tuttolomondo Pescivendolo, 49enne di Porto Empedocle, marito di Rosina, sorella di Vasile Cozzo. Secondo l'accusa sostenuta in aula dal PM Chiara Bisso, Tuttolomondo avrebbe cercato di uccidere Vasile Cozzo. Tra i due cognati erano sorti contrasti di natura passionale. L'accusa è dunque di tentato omicidio nonché di porto illegale di arma da fuoco. Vasile Cozzo, ferito e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, successivamente eludendo la sorveglianza di medici ed infermieri con ancora il laccio emostatico attaccato alla gamba, è riuscito a fuggire con l'aiuto di qualcuno. Solo in serata, intorno alle 23, è stato rintracciato alle porte di Palermo dagli agenti della mobile di Agrigento che per tutto il giorno lo avevano cercato. Ma nel frattempo le indagini del commissariato di polizia di Porto Empedocle agli ordini del vicequestore aggiunto Cesare Castelli partavano ad una svolta all'arresto del cognato. Ad agire sarebbero stati in due, ma il secondo killer non è mai stato individuato. La pistola mai ritrovata, con cui sono stati esplosi 7 colpi calibro 7,65, sarebbe stata già usata precedentemente e avrebbe sparato in un altro episodio delittuoso avvenuto sempre a Porto Empedocle. Tra i due cognati c'erano dei rapporti tesissimi, sfociati in ripetuti atti di violenza. Il tentato omicidio risale all'aprile 2013, ma nel marzo precedente prende fuoco il furgone frigo della ditta che si occupa del commercio e trasporto di prodotti ittici di proprietà di Tuttolomondo. Era parcheggiato in via Leonardo Sciascia a Porto Empedocle. La figlia di Tuttolomondo, la notte dell'incendio, avrebbe visto intorno alle 2:30 di notte, mentre era al balcone a fumarsi una sigaretta, proprio lo zio, libertino Vasile Cozzo, che si allontanava dal luogo dove era scoppiato il rogo. Ed ancora, il 29 luglio prima, Vasile Cozzo, alla guida di un fuoristrada, si è schiantato contro un'autovettura con a bordo il cognato. Dopo l'impatto, Vasile Cozzo ha ingranato la marcia, fuggendo e facendo perdere le tracce. Poco più tardi è ricomparso sotto casa della sorella Rosina Vasile Cozzo e con il SUV si è lanciato a forte velocità contro il furgone congelatore di proprietà di Tuttolomondo, sfondandolo in più parti, per poi scappare una seconda volta. E ieri in tribunale davanti ai giudici della prima sezione penale presieduta da Alfonso Malato è comparso il vicequestore aggiunto Cesare Castelli. Il commissario ha riferito tutti i passaggi, le indagini, spiega, si sono indirizzate subito sull'imputato perché è stata la stessa vittima a dirci che a sparargli era stato suo cognato. Lo abbiamo cercato per alcune ore fino a quando si è presentato lui stesso in commissariato dicendo che voleva denunciare l'incendio del proprio furgone frigo.